Il tema del lavoro è stato una delle prime tematiche di cui si è occupato la sua giunta, sia per quanto riguarda la sicurezza. Lei ha dato anche però dei dati piuttosto positivi sulla tendenza dell'occupazione. Cosa ci può dire? La tendenza è buona, bisogna fare meglio, bisogna fare in modo che si arrivi alla mancanza di disoccupazione o a quella cosiddetta fisiologica. Ripeto, molto è stato fatto, ma molto si deve ancora fare. Così come in tema di sicurezza sul lavoro, è inaccettabile che ci siano ancora episodi drammatici come quelli che si sono verificati negli ultimi mesi. La Regione ha partecipato al tavolo con la Prefettura, sottoscritto protocollo, e la Regione soprattutto ha investito 8 milioni di risorse in più per intensificare i controlli, per prevenire eventuali incidenti. Credo che sia un dovere che tutti i cittadini devono sentire. La Regione sta facendo analizzare l'andamento di 4 partecipate molto importanti. Sì, beh, credo che tutti gli imprenditori debbano guardare dentro le proprie aziende. Noi in questo caso da imprenditori guardiamo nelle nostre aziende per cercare di evidenziare le criticità, se ce ne saranno, e di migliorare le cose buone, perché credo che debbano essere lette come una risorsa importante per la Regione e per i cittadini. Ma c'è anche l'ipotesi di eventualmente chiuderle o cambiarle? Quando si parte in un'analisi può succedere di tutto. Io spero che ci sia soltanto necessità di qualche piccolo aggiustamento per renderle ancora più efficienti.